Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti a questa direttina dove vi presento la seconda parte degli Skyrim preset, dei preset che vi ho mostrato l'altra sera in anteprima, devono ancora uscire, sono dedicati al paesaggio, questa sera però vi faccio vedere i risultati se li applichiamo ad altri tipi di fotografie. La diretta che ho fatto l'altro giorno è ancora disponibile sia qui sulla mia pagina Facebook che sul mio canale youtube sarà disponibile ad alta risoluzione all'interno del corso e troverete tutte queste immagini dove vedrete esattamente applicati i preset landscape del prima e del dopo quindi vedete esattamente questi risultati qui che ho fatto l'altro giorno ora la premessa che ti voglio fare andiamo in ambiente lightroom sviluppo innanzitutto eccoci qui eh, la premessa che ti voglio fare è che questi preset sono nati per il paesaggio per il landscape anche se sai che io sono un fotografo ritrattista solitamente scatto in location e quindi ho voluto fare qualcosa che funzionasse prettamente per il paesaggio perché me l'avete veramente chiesto in tanti in questi giorni tra l'altro dopo a distanza da due giorni dalla, dalla diretta mi avete scritto diversi per sapere quando esce io credo tra due giorni massimo lunedì eh, sono pronti, ok? Sono già pronti per set, ovviamente, ma devono essere confezionati all'interno del corso. Devo un attimo di tempo per mandare in pubblicazione anche questa diretta che completa un po', ok? La diretta dell'altro giorno ti ho fatto vedere come ottenere il top dai risultati proprio in ambiente landscape, sono le foto che stai vedendo adesso. si sto facendo un rapido recap prima, dopo, prima, dopo, vedi questi risultati li vedi trattati uno per uno nella, nella sezione Landscape. Adesso invece andiamo a trattare. Questa sera parleremo solamente di altre applicazioni. Quindi tutto quel genere di foto che non sono prettamente state sviluppate apposta per questi preset. O meglio, questi preset non sono stati sviluppati per queste foto. Vediamo come si comportano, anche perché solitamente quando qualcuno sta per acquistare i miei preset mi chiede sempre se possono funzionare anche per uh, i food blogger oppure i fotografi per wedding, i fotografi per kids, animal e, e quant'altro. Io ho scaricato sempre dal sito unsplash.com dove puoi trovarti diverse foto gratuitamente con cui puoi provare, sono foto jpeg, quindi se funzionano bene per il jpeg figurati come funzioneranno altrettanto bene, anzi meglio con le tue foto in raw e uh, ho scaricato foto con diversi stili fotografici proprio per, mh, per evitare di chiudere questo genere di uh, preset solamente sulle mie foto okay? quindi se funzionano bene per stili completamente diversi perché le foto che vedi sono di, 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 di fotografi eh, diversi l'uno dall'altro scattati in momenti diversi con stili diversi possono funzionare bene anche sulle tue okay? partiamo allora, eh, partiamo con la categoria ritratti, ok? Ho selezionato di tutte le foto che avevo già scaricato per altri preset eh, alcune, appunto per non fare notte, sono queste e ti faccio vedere come applicando i preset della Skyrim Collection, che ripeto per l'ennesima volta sono preset studiati, creati appositamente per le foto di Paesaggio, landscape oppure di ritrattistica ambientata dove c'è tanto a livello di paesaggistica, ma vediamo come lavorano anche su foto dove prettamente c'è ritratto. In questo caso, te le faccio vedere tutte, ok a differenza è stratosferica, sono foto scelte per la loro ehm, bellezza da una parte, dall'altra per il fatto che presentano anche qualcosa a livello di environment, quindi di eh, ambientazione. Se tu prendi solo una foto di ritratto, magari questi preset non sono i più adeguati e ce ne sono altri che trovi sul mio sito dove ti possono soddisfare maggiormente e anche perché sono creati specificatamente per, per i preset. Questi funzionano dove il, il soggetto è ambientato. Dove, quindi, c'è qualcosa a livello di urban, qualcosa a livello di natura, ok? Te li sto facendo vedere diversi e vediamo se nella sfida c'è un preset almeno che funziona. Questo per me è Analogica High Latitude, un preset che va a simulare quello che era l'ampiezza la di gamma molto limitata dello sviluppo di un'analogica prima. E dopo, prima e dopo, ok? Sarò molto veloce perché ovviamente non sono stati creati per questo, quindi io sono più esaltato da, dal, dal lavoro che ho fatto l'altra sera, dall'altra diretta. Eh, in questa magari mi senti un po' meno carico, però come vedi mi fermo su enfasi. Guarda, eh, prima, dopo, prima, dopo. Andiamo avanti a vedere se c'è un altro che funziona, anche questo qua. Morning underground, con tutto questo verde va a risaltare la parte del, della, della vegetazione verde, l'incarnato e anche un contrasto maggiore sulla parte del riccio, ok? Prima dopo, prima, dopo vedi la differenza, vado sempre molto veloce. Altro ritratto che anche questa l'analogica mi piace perché dà quello stampo antico. Andiamo un pochettino ecco qua, per esempio il filtro CTO, perché come nella foto che ho fatto vedere l'altro giorno della macchina d'automobile antica, va a risaltare la cromia calda che c'è sulla parte di riflesso della carrozzeria, ok? Quindi guarda, eh, prima dopo crea una maggiore tridimensionalità e anche un maggiore interesse a livello di contrasti luminosi sul soggetto. Poi ovviamente non deve essere per forza questa, questo il preset che vai a sceglierlo, scegli tu in funzione di quello che ti piace, però come vedi in questa funziona bene secondo me perché c'è, è variegata questa foto, c'è un buon contrasto tra occhio, bocca, capello e c'è questa cornice naturale data dalla vegetazione. Te ne faccio vedere diverse perché anche se è un primo piano trovo che alcune lavorino bene. Poi il colore del, dell'occhio è particolarmente vicino a colori che si trovano in natura, questo gioca a nostro favore perché va a esaltarlo in maniera spettacolare, ok? Ce ne sono diverse che lavorano bene. Io direi quasi tutte da quello che vedi, ok? Quindi preset molto molto potenti che funzionano di base bene per i landscape, perché sono stati creati per quello. È molto importante che tu capisca per che cosa ho creato un preset. Ok, questa magari è un po' esagerata, questa è un po' più soft, mi piace di più, ok? Oppure andiamo con Polaroid e andiamo a fare qualcosa di più creativo. Però possono funzionare anche per ritrattisti. Come vedi, fo ogni foto è completamente diversa dall'altra. Questo Analogica eh, non c'è che dire, lavora veramente bene, lavora meglio in realtà dove c'è un soggetto umano. Anche nella diretta dell'altro giorno, quando, e se sei all'interno del corso, semplicemente nel capitolo precedente quando ho creato questo preset l'ho utilizzato quasi solo per paesaggistica dove c'era anche un ritratto. Ah, Natural Base per esempio funziona, non va a stravolgere, vedi? Però guarda come va a correggere la pelle, ne giova, ne giova l'ambientazione, questa sabbia che diventa un po' più eh, fotorealistica e anche l'azzurro del cielo. Questo è Natural Base che è stato studiato per fare una correzione base a livello di landscape Funziona bene anche sulla ritrattistica. Andiamo avanti. Alba romantica. Ecco perché questo che è più o meno scattato all'alba funziona, non funziona così tanto bene con alba romantica, perché alba romantica il preset è stato creato per enfatizzare un'alba che è leggermente percettibile, okay? qui dove già c'è un'alba, dove già c'è una, una sorta di ehm, presenza a livello di luce del tramonto. Ovviamente, magari gli vai ad applicare qualcosa che eh, è un po' più morbida, come CTO Easy Balanced, che è il filtro eh, arancione. Emula. Ho cercato di emulare il più possibile uno dei filtri fisici che vengono frapposti tra la scena e la lente. E come vedi, va a dare un tono che funziona, mantenendo sempre un alto livello di fotorealismo. Dove tu vai ad applicare una cosa del genere. Non è bello, ok? Tutto questo giallo sono i classici filtri preimpostati alla Instagram che danno poco realismo e anche poca originalità. Allora, questa foto per esempio presenta già un minimo di post produzione, un minimo di contrasto. È l'esempio classico dove ti voglio far vedere che anche se hai già fatto minimo, un minimo di lavorazione di tuo e la foto può essere già gradevole, guarda cosa puoi ottenere, ok? Andando a mettere uno dei miei preset. Allora, alba romantica che va a accentuare la saturazione dei colori prettamente gialli, se vuoi dare questa firma, questo cambia completamente, secondo me è molto adeguato all'ambiente post-war, dopo guerra, che sembra evocare questa immagine, molto forte, tra l'altro mi piace. Questo invece color grading, The Rift, eh, studiato un po' per l'ambiente marittimo, ma guarda come funziona bene anche al tramonto. Questo mi piace particolarmente e potrebbe essere uno di quelli che preferisco. Il CTO, molto più delicato, che però va, guarda come va ad aumentare i contrasti sul soggetto, prima, dopo, lo vedi già anche qua. Questa è proprio la classica foto che presenta dei miglioramenti con quasi tutti i preset, magari questi due sono troppo carichi. Questo è favoloso Morning Underground, te lo faccio vedere prima dopo. Quindi se ti piace mantenere l'enfasi del colore freddo, rimani su questo, ok? Se invece vuoi ottenere qualcosa di un po' più caldo, vai sul Rift o CTO, vedi quanta differenza c'è in una foto, nella stessa foto trattata in maniera diversa. Anche Natural Base, come vedi, va a dare quella spinta in più pur mantenendo. L'enfasi originale. Poi, vabbè, il Polaroid Color Grading eh, diventa ovviamente più creativo. Se ti piace appunto lo sviluppo a pellicola. Io in questo caso manterrei Natural Base che mi tiene tutto quello che l'autore ha sapientemente eh, inserito all'interno di questa immagine, in più dà quella spinta di contrasto e questa lettura in più della parte eh, mecca, quindi della parte. Industriale di tutto quello che c'è all'interno di, di questa ambientazione che fa un po' la differenza, no? Perché l'ambientazione è voluta è stata descritta con dovizia di dettagli e quindi secondo me meglio farli notare. Poi ho oh, scelta tua un particolare di una foto, ok? Vediamo anche qui, come vedi, il dettaglio, il color grading. Fa la differenza, CTO ancora vince, ce ne sono diverse di belle. Eh? Uh, mamma mia, che bello questo, Island Magic. Vediamo un po' prima e dopo che dà questo arcobaleno di colori, mamma mia, mi piace veramente tanto. Andiamo con qualcosa di un po' più monocromatico, anche questo, guarda. Quindi vedi una foto che tu la vedi e dici, caspita, complimenti a questo fotografo Alex Perez, trovi sempre il nome nella... Nella, nel nome dell'immagine che scarichi su unsplash.com ho preso queste foto e puoi andare a vedere che già nella foto originale è molto interessante perché è una foto, è uno scatto che funziona. Questo però guarda che differenza se riesci a sottolineare un po' di più l'onda, un po' di più lo spruzzo, un po' di più la presenza umana. Ok? Ce ne sono diverse, puoi sbizzarrire. Quindi. Ancora qualcuno, questa è invece è una foto che volutamente l'ho scelta perché c'è veramente poca post produzione, è lavorata poco, e andando a mettere qualcosa di più efficace a livello di post, vai a cambiare completamente, ma veramente di tanto, <ride> il significato finale della foto. Perché qui, dalla foto che hai scattato un po' così, distrattamente in quel momento che poi è bello perché anche foto del genere raccontano mi piace che eh, ti portino in qualche modo lì per l'autore vogliono dire tanto ma anche per te che non sai che cosa stava facendo in quel momento che è stato sorpreso insomma eh, la fotografia è veramente tanta roba ogni volta che ti immergi all'interno della foto di un'altra persona puoi veramente vivere parte del suo racconto con i tuoi occhi con la tua chiave di lettura e, e cambiando di poco il modo in cui tu vai a definire questa immagine, guarda quanto entri di più. Questa per esempio mi piace particolarmente. Morning Underground, vada per questa. Ragazza che guarda all'interno del fotogramma, volutamente centrato, dove viene avvolta da questa big city. Alba romantica troppo forte, autunno italiano mi piace, fa risaltare la sua chioma biondastra, si potrà dire. CTO ancora funziona. Mi piace anche questo Energy Down Chill che contrasta di molto le case, pur facendo risaltare il soggetto, la, parte, la texture sul jeans e la parte sui capelli che, yep, funziona. Dall'altra parte andiamo a vedere che cosa fanno gli ultimi, ma ho già deciso... Ah, anche Morning Underground, ma l'abbiamo già utilizzato prima. Uh, Polaroid Toning, ehm... È più forte di me. Stavolta scelgo il passato. Mi piace, mi piace l'idea di trasportare indietro nel tempo. Ma quanto è figo che con un preset tu riesca a fare un salto indietro nel tempo, negli anni e a dare questo contesto che poi. Puoi anche lavorarci su questa cosa. Se sai che il tuo preset ti permette di fare questa cosa, puoi addirittura studiarti uno scatto e andare a modularlo in funzione di questa cosa. Quindi utilizzare degli abiti, utilizzare un sistema che permetta poi di essere concluso grazie alla post produzione sapiente che ti porta indietro nel tempo. Andiamo avanti e di nuovo anche se questi preset non sono nati per questo motivo, wow, guarda autunno italiano quanto spacca su questa foto. Ti voglio far vedere comunque tu no, mi fermo su questo. Mi spiace, non vado avanti. CTO, non voglio farti perdere tempo, è già quello che scelgo. Prima e dopo, prima e dopo. Ok? Te li metto anche da parte, te li metto in mezzo, te li metto sopra, metà e metà. Mi spiace, ma questo è ciò che io preferisco e scelgo. Andiamo avanti. Oh, una foto con una base molto chiara. Una foto con dominanti di luce in totale interpretazione high key, vuol dire un'interpretazione dove il fotografo ha scelto di sovraesporre. Quindi, chi se ne frega dei dettagli dell'albero. Eh, modella con pelle chiara, capello chiaro, vestito chiaro, occhio chiaro. Vado molto in sovraesposizione. Sovra sovra Cosa faccio quindi col preset? Scelgo di andare nella stessa strada che mi suggerisce l'autore oppure vado a tirarla giù o a deviarla completamente mettendogli qualcosa di autunnale? La scelta creativa è sempre tua. Te ne faccio vedere diverse e poi vado a scegliere la mia. Questa, per esempio, è troppo esagerata. Fa diventare piatto sull'arancione. Il color grading e mm, questo invece mi sa di onirico. Quindi mi piace. È già sullo stesso stile, ma un po' di meno. Noto ancora la presenza del soggetto, anche se la mia preferita rimane. Ah, non è detto, non è detto. Vedi, guarda come si contrappone Morning Underground, il preset che fa diventare il verde più brillante e contrastato, e dall'altra parte Alba Romantica che segue un pochettino il mood di questa bionda ragazza e va a far diventare bionde tutte le criniere, le chiome degli alberi. Però Morning Underground ha il suo perché. E poi so già che con Polaroid è più forte di me. Ho fatto un bel lavoro, guarda, me lo dico da solo, lo so, me la canto e me la suono da solo, ma Polaroid All Toning, secondo me, è un preset che funziona e spacca. E quindi, mi dispiace Alba Romantica, che te lo faccio rivedere, mi dispiace Morning Underground, che comunque funzionava bene, ma vince Polaroid All Toning. Quindi, prima e dopo, prima e dopo di questo preset pack studiato per Landscape, ma invece ti faccio vedere come funziona anche su questo. Questa foto... È molto forte già di suo, ha un, uh, un contesto di presenza naturale che la fa diventare veramente bella anche senza post-produzione. Inutile negarlo, questa foto potrebbe non necessitare di post-produzione. Quindi è ancora più difficile la sfida che accetti nell'applicare un preset perché non devi rovinare niente. Ok, quindi andiamo a vedere qual è il preset che può aggiungere anziché sottrarre ok alba romantica per esempio no tutto giallo mamma mia non c'entra niente analogica mi piace sai perché mi piace perché fa diventare ancora più minimal questa immagine toglie l'attenzione da tutti i dettagli che ci sono in giro e fa diventare presenti le mani le mani e gli occhioni la bocca il naso le orecchie di questo bambino guarda guarda la differenza eh? qui noti tutto noti la texture del del uh, del corrimano noti la presenza di una persona dietro noti lo steccato dall'altra parte così tutto sparisce e diventa molto molto più attento sul soggetto non è detto che poi sia o oh, molto bello anche clubhouse ti faccio vedere il prima dopo anche di qui prima dopo prima dopo anche se so già che analogica potrebbe fare la differenza Insomma, in questo preset kit trovi veramente tanta roba di mamma mia che bella questa. Sì, decisamente la scelgo. Decisamente scelgo questa, Natural Base. Questo mi sembra un po' troppo. No, lascio questa. Morning Underground, che secondo me funziona. Quindi hai visto che un recap molto veloce. Prima, dopo, prima, dopo. Ne salto qualcuna, tanto le hai appena viste come vedi fa tanta differenza prima, dopo, pur mantenendo un elevato livello di fotorealismo oppure questa qui, l'ultima che ho scelto era abbastanza creativa questo invece, foto, vedi, basta poco basta poco, da una foto semplice farla diventare una foto che racconta qualcosa di più proprio grazie alla post-produzione non privare la tua fotografia da una sapiente post-produzione perché ad oggi se tu sei capace di farla, bravo, sono contento. Io ho fatto dei corsi Photoshop, per esempio, è arrivato ad oggi a 20 ore, quindi ce n'è da imparare per fare tutto manualmente. Se invece non hai voglia di imparare, oppure non hai il tempo di applicare, il preset è una valida alternativa che ti permette, come sempre, di andare a essere modificato nei loro pannelli. Aprendo, poi andare a modificare qualsiasi parte del preset il che vuol dire comprendere quello che stai facendo, non applicare semplicemente come una scimmiettina che ti dicono fai questo e lo fai, ma vedi totalmente in chiaro tutto quello che io ho fatto per creare questi preset e puoi anche modificarli, puoi metterci in mano, io sono contento se lo fai e li personalizzi per la tua fotografia andiamo avanti e andiamo a vedere quindi abbiamo visto che Landscape funziona, l'hai visto nell'altra diretta. Portrait, quindi i ritratti funzionano. Andiamo a Animal, ok? Un ambiente particolare. Anche qui ne ho scelte alcune che mi piacciono. Andiamo nella parte sviluppo e vediamo un pochettino. Elefante. Qui prometto di non farla lunga e di fermarmi alla prima che mi piace. CTO. No, non è vero. T'ho già fatto una falsa promessa perché voglio vedere le altre. No, però era quella quella che mi piaceva di più. CTO, ok? Guarda quanto va a fare la differenza sul contrasto. Okay, vedi? La texture delle zanne, la texture della pelle fa una differenza incredibile. Prima, dopo, prima, dopo e quindi funziona anche su questo bel elefantone. Andiamo a vederlo sulla volpe. Oh, poi magari ce n'è qualcuno che dico, beh, però avrei potuto fare sicuramente un preset migliore, però sicuramente e te lo stanno provando le immagini. Voglio che tu ti fidi di quello che vedi e non di quello che ti dico, ma la differenza è data già da questi preset rispetto a non applicare nulla oppure a non fare post produzione. Cane che salta, foto bella, foto naturale già di su. Andiamo a vedere se con uno di questi c'è qualcosa che mi soddisfa. Fino adesso non ho visto niente che mi soddisfa. Questa Morning Underground è il primo che mi soddisfa ed è anche l'unico in realtà. Li riguardo un attimo ecco vedi questo è l'esempio di cui una foto cto quasi morning underground mi soddisfa lo applicherei io ti dico la verità andrei qui e farei un viraggio poi un pochettino più caldo però dai ho promesso come nella prima diretta che non avrei fatto non avrei smanettato perché voglio accontentare tutti e così faccio voglio accontentare sia chi ha voglia di fare un po lo smanettone sia chi Tac, prende questo e guarda la differenza. Eh? Non voglio parlare prima, dopo, prima, dopo. Guarda come il nostro bell'animaletto diventa molto più contrastato, presente e affascinante. Altra foto naturalistica molto bella. Andiamo a vedere se Clubhouse Verdi più vivi e pelle dello scoiattolo più contrastata e più leggibile guarda qua, prima, dopo proviamone anche un altro tanto per vedere se questo è esagerato natural base fa diventare rossiccio lost in the jungle ecco il jungle è fatto apposta è un preset come spiegavo nella parte dei landscape è fatto apposta per risaltare tutte quelle che sono le cromie all'interno della giungla e infatti è perfetto guarda come fa a risaltare la texture dell'albero prima e dopo i peli dello scoiattolo e la parte verde della vegetazione. Mm? Quindi anche questo funziona. Questa foto io l'ho messa tra le preferite perché ho detto: la foto che a me fa simpatia. Ok. Però l'avrei composta in maniera diversa. Secondo me non c'è un criterio di luce. Insomma, carina. Se ti sarà una foto di una pecora che fa tenerezza, di... <ride> va bene questa. Però stai attento solamente all'occhio. Eh? Guarda quanto è cambiato solo quello. Concentrati su questa parte qua, prima, dopo, prima, dopo, ok? E sono preset che non sono nemmeno nati per fare Animal, però come vedi un po' di post produzione adeguata e funziona. Ci accontentiamo di questa, dai, andiamo avanti. Oh, i nostri bei gattoni che ci piacciono anche se fotografati con un cellulare, quindi questi vincono facile, ok? Però con un pochettino, guarda questo per esempio si chiama Energy Soft Chill, questo preset, non va a modificare nulla a livello di fotorealismo, fa risaltare un po' di più il giallo negli occhi, il grigio del gatto, e accende un po' la scena mettendo un po' di luce, tanto basta, ok? Sono una foto che funziona già. Un altro bel patatone, eccolo qui, Uh bello, Down Chill, che va a esaltare il verde del, dello sfondo, il bianco, Aumenta il contrasto tra il bianco e il nero e anche il verde dell'occhio del gatto. L'accendiamo, mamma mia, questa è favolosa. Questa foto tu puoi anche averla scattata con la luce più sbagliata del mondo, ma una farfalla che si posa sul tuo micione vincerà sempre. Le foto dei gattini mi spiace dirlo ma spaccano sempre andiamo a vedere se possiamo fare qualcos'altro per far diventare ancora più interessante questa foto Quello che ho oh, primo CTO, il primo che mi piace gli altri non mi facevano impazzire perché voglio, vorrei mantenere l'effetto realistico della foto e infatti CTO CTO è quello che piace di più che accende la trasparenza della, della parte della, della farfalla il contrasto sul pelo del gatto e fa diventare la scena un po' più calda e familiare. Queste vincono facili, ragazzi, inutile dirlo che, eh, che sono foto che funzionano già molto di suo, però un pochettino di post produzione, soprattutto vedi dove c'è il pelo, va a fare un lavoro molto interessante perché lo va a svelare di più. Vedi prima, ora come questa parte qui questa parte di texture qui prima non è svelata e poi arriva a essere svelata nella parte post prodotta oh, molto, allora questa l'ho scelta perché c'è una parte di eh, verde dietro come hai capito prima guarda Lost in the Jungle okay? prima, dopo, prima, dopo, prima, dopo Okay. Diresti che questa foto è post-prodotta? Secondo me no, perché mantiene un alto livello di fotorealismo. Eppure, guarda, c'è il recupero su tutta la parte del pelo del gatto, il recupero sulla lettura del legno e anche una, una chiave di eh, interpretazione un pochettino più chiara che l'occhio legge con maggiore piacere. Questo assomiglia al mio, al mio leo, molto molto simile. Sembra un norvegese anche questo. Vediamo un pochettino allora eh, questo cambia completamente le carte in tavola perché fa diventare tutto il legno giallo quindi ti può piacere o meno ma è un po' estremo analogica mi piace dà quel senso di retro che a me personalmente piace però andiamo a prendere qualcosa che faccia eccola qua una post produzione un po' meno invasiva ma più descrittiva texture del legno lo sfocato comunque rimane perché non fai una mh, non vai a impastricciare quella parte di sfocato ok? vedi che rimane eh, se tu allora, ti spiego una cosa, quando ci sono gli sfocati, se tu vai a contrastare troppo, vai a lavorare troppo in questa sezione qua, mettiamoci dentro un po' di didattica, nelle curve di viraggio, che in questo caso vedi che non sono state toccate, oppure il contrasto tra eh, ombre e luci, questo l'ho fatto, eh? questo è molto alto il contrasto tra ombre e luci, però nella parte di curve non sono andato a lavorare vai a creare degli artefatti nella zona, proprio nella zona dove c'è il bokeh, dove c'è lo sfocato e se tu lo sfocato lo vuoi ottenere con la fotocamera non è che poi lo, lo devi andare a togliere eh, cercando di contrastare quello che non è contrastato mentre invece con questo preset ti porto l'attenzione sulla texture del legno che viene completamente svelata i okay? dettagli che non c'erano vengono fuori quindi prima e dopo, stessa cosa per l'occhio del gatto, ok? Prima e dopo, guarda che bello, stessa cosa per il pelo dando comunque ovviamente anche un viraggio cromatico e un senso diverso a livello di interpretazione d'immagine potrei fartene vedere anche altri ma visto che ho diversi gattini a disposizione eh, Autuno Italiano per esempio va a creare questa è una botta di fortuna come si suol dire <ride> perché va a eh, disegnare la parte di foto dove cade la lettura dell'occhio che è esattamente la parte sinistra perché la parte sinistra perché il movimento del gatto si sta spostando in quella direzione quindi guarda il prima vedi questa è anonima guarda quanto sottolineando di giallo ripeto è andata di fortuna perché con autunno italiano è andata a sottolineare i colori caldi Vediamo le altre, ce ne sono anche più adatte, eh, di più morbide, tipo Emphasis, mi piace perché comunque dà quel tono antico, ma eh, lo fa diventare questa no, questa mi piace di meno, Polaroid mm, lo scurisce un po'. No, autunno italiano è quella che preferisco, tra prima e dopo, ma semplicemente per quella piccola botta di C Fortuna. Il nostro bel pelosetto che sta saltando, uh che bella foto sono riuscito a prendere, però di post produzione ne ho voluto fare zero, certo è una tua facoltà non può sprodurre, ma non deve essere una scelta forzata. Quindi se tu scegli di non farlo, perfetto. Se tu scegli di non farlo perché non ne sei in grado, un po' mi dispiace. E quindi ti faccio vedere le varie soluzioni. Allora, clubhouse è la prima che mi piace, prima e dopo, prima e dopo, però andiamo avanti perché non è la migliore, secondo me. Già Color Grading Rift è spaziale perché dà, allora, ti faccio vedere una cosa. Vedi che quando è stata scattata questa immagine, lo vedi dai toni della luce che arrivano sulle orecchie del nostro pelosetto e il tramonto, però peccato perché questa sciabolata di luce molto interessante che arriva dalla parte destra non viene catturata. Vuoi perché la luce era già un po' più bassa, vuoi perché, come dicevo la scorsa volta qui da me sul lago, per esempio, ci sono le montagne che chiudono un pochettino e fanno diventare difficile cogliere eh, le, queste luci. Crepuscolari, queste luci del tramonto, dovresti essere in zone dove il tramonto cala direttamente sul mare o comunque in una zona dove lo vedi andare giù il più possibile. Allora lo catturi per una fetta maggiore e interessa quel tipo di luce, sia soggetto sia tutto quello che vedi intorno. Altrimenti in questo caso non è proprio così. Peccato! No, che non è un peccato perché col nostro color grading the rift. Facciamo in modo che dalla montagna ci spostiamo al mare, quindi abbiamo una totale avvolgenza di luce. Considera che. A differenza del, dei preset ad alto controllo del mio altro pack, dove ci sono delle applicazioni con questi filtri qui, col filtro graduato e col filtro radiale localizzate, in questo caso non c'è nessuna applicazione, non c'è nessuna luce creata da zero. Quello che vedi è semplicemente la luce che già c'era in natura, semplicemente enfatizzata. È molto interessante perché... Innanzitutto c'è sempre coerenza a livello di luci, ombre e contrasti, ok? Non ti devi inventare nulla, è quello che c'era già in natura. E due, vai a recuperare una cosa che è già vera. Ti faccio vedere l'esempio per farti capire meglio. Qui c'era in questa parte della luce naturale, del crepuscolo, un po' calda, vedi che, però, in questa parte qui non c'è non c'è nulla, ma in realtà non è vero che non c'è, è che non la vedi, perché se applichi, guarda come la luce viene fuori in questa zona qui, ok? Dove prima ce n'era pochissima e poi viene aggiunta, ok? Ti può piacere o meno, ma in questo caso dai questo maggiore effetto di eh, avvolgenza, di eh, crepuscolo, ok? Andiamo avanti, sempre il nostro amico peloso, eccola qui, Clubhouse, anche qui ti sfido a dire che questa foto è post-prodotta, ok? Non si nota per nulla, eppure prima, dopo, prima, dopo. Guarda il pelo come è più presente, guarda la bocca dove eh, il cane chiama appunto questo... Secondo me sta guardando gli occhi del padrone e sta dicendo «Oh, sete, caspita, mi hai fatto fare una grande corsa, portami a bere». Questa cosa qui è molto enfatizzata dalla sua bocca, che prima quasi non c'era in lettura e adesso è completamente presente, ok? Quindi di nuovo, altro preset che... Oh, questa vince molto morbida. Tra l'altro, ha una post molto morbida. Non so se farla diventare dura, quindi contrastarla, vince. Infatti, io analogica, la terrei. Che se perde un pochettino, questa qui l'unica cosa che farei è abbassare leggermente l'esposizione e ce l'ho. Guarda, prima dopo, prima dopo, però vediamo altri, altri preset se vanno a, ad aiutarci. Poi oh, non è detto che debbano funzionare con tutti, eh, però ho oh, Lost in Jungle prima, dopo. Sì, naso presente, bocca presente, contrasto dell'occhio, contrasto del fiore, tutte cose che prima non c'erano, le vedi? Ok? Quindi va a guadagnare svelando dei dettagli in più. Altra foto, molto bella, molto naturale, sembra quasi fatta con un cellulare di quelli di nuova generazione che usano la doppia fotocamera per fare lo sfocato. Ti faccio vedere, qui te le faccio vedere tutte, eh. Perché una foto del genere, di nuovo, non c'è un giusto e uno sbagliato, potrebbe andare bene così, ma guarda che spinta in più dà una post-produzione un pochettino creativa. Ok? Le faccio vedere con calma senza darti una mia opinione perché sono talmente tanto creative che non c'è un giusto e uno sbagliato. Poi ti dico quale scelgo io. Che a colpo d'occhio. già. questa qui. Eccola qua, quella che mi piace. Prima, dopo. Risalta gli occhi, mantenendo il colore, dando più profondità allo sguardo del, dell'animale. È stata scattata dal basso, una cosa che ti raccomando sempre quando fai foto di animali, mettiti al loro livello visivo per dare loro importanza e forza a livello di scatto. È come se stessero guardando un suo pari, ok? Ma fantastica anche questa, questo bel cagnolone. Vedi che alcune sono esagerate, eh? perché sono nate per recuperare delle condizioni dove la luce proprio non c'è. Invece in questo caso la luce c'è. Nessuno ti vieta di andarla a togliere, ma cerco di darti sempre un'impressione un, un di quanto questi preset lavorano senza che tu debba fare nulla. Ok? Proprio per i più pigri. Non che nessuno, anzi, non capita quasi mai che vi lamentiate del fatto che vi suggerisco di modificare i preset e sono contento. Vuol dire che tra le persone che mi seguono, tra i miei studenti, ci sono persone volenterose e meno male perché, dai, eh, partire da qua e lavorare un pochettino qui diventa anche più divertente. Ok, io te lo consiglio, anche se i preset già funzionano di suo, però. Smanettaci un po', guarda che bello questo. Questo è Polaroid Old Toning e secondo me funziona veramente bene. Ok, quindi ti ho fatto vedere una carrellata di foto di animali su cui i preset che non sono nati per gli animali hanno lavorato decisamente bene. Ora ci spostiamo, vediamo un po' cosa c'è ancora. Abbiamo ancora, ho scaricato delle foto di Food e delle foto di eh, Wedding. Vediamo prima quelle di Food, anche qui. Andiamo a prendere quelle che ho selezionato perché mi piacciono poche, dai, te la cavi con poco questa volta, <ride> con quattro foto. Allora, la foto di Food è una di quelle foto dove, mai come in questa foto, per andare a rendere la realtà del materiale che noi conosciamo tutti, devi fare un buon bilanciamento del bianco. Quindi... La chiave di lettura che ti do con questi preset nel food è ovviamente creativa, è poco fotorealistica ed è creativa. Perché cosa sono adatte se vuoi colpire l'occhio con qualcosa che l'occhio non è abituato a vedere? Per esempio, tu sei abituato a vedere l'uovo con il tuorlo di quel colore, bene, noi andiamo a fare una cosa del genere. Funziona, non funziona, dipende dal contesto dove la vai a mettere. Di, di sicuro è molto eye catch. Quindi cattura l'occhio. Perché cattura l'occhio? Perché ci sono dei criteri in base ai quali il cervello umano legge una foto con maggiore piacere. Non li stabilisce il Maui, non li stabilisco io, non li stabilisci tu. Ok? Quindi una foto del genere, se tu la metti più luminosa. È più eye catch se fosse la copertina di un libro sarebbe quasi più adatta questa, che una foto che magari sembra più fotorealistica, ok? Una volta che hai capito questo, ti puoi sbizzarrire, vedi i preset funzionano bene anche in questo. Vada bene, non ti sto dicendo che il, cri il criterio per fare delle buone foto di food sia virare il loro colore. Ti sto dicendo che in alcuni contesti è più ammaliante una foto di questo tipo. Potrebbe essere, come ti dicevo, la copertina di un libro e poi all'interno trovi tutte le foto che rispettano i crismi. Ecco, per esempio, questa qui è spettacolare, ok? Questa può essere rivisitata in chiave artistica, dove tu, l'autore, non vuole rappresentare quelli che sono i veri colori di questa frutta, ma dare una interpretazione un po' più naif. E già funziona. Quindi non la tiro lunga, te ne faccio vedere alcune che qua, per esempio... Col CTO vai a sottolineare la croccantezza di questa torta, allo stesso tempo dai un tono un po' più romantico alla mano che sta appoggiando o rubando questo pezzo di frutta. La decisione è stata te, ok? Prima, dopo, un tocco molto femminile direi di post produzione. Secondo me questo può piacere alle food blogger donne. Andiamo avanti. qui ce ne sono alcune molto forzate, questa invece Clubhouse va a enfatizzare quella che è già la naturale struttura della composizione, quindi guarda come svela la texture di questo marmo su cui sono appoggiati, di questa pietra su cui sono appoggiati i piatti, va a svelare il Dettaglio del testo del prosciutto, ma soprattutto accende di molto sottolineando quelle, quelle foglioline messe lì per guarnitura. Sinceramente non credevo che fossero così buoni anche per i food, però mi piace scoprirli insieme a te. Poi è chiaro che li ho fatti io e sono particolarmente affezionato, ma non ho nemmeno la fetta di salame davanti agli occhi perché alcuni proprio non mi dicono niente, vedi li faccio passare, ma non mi dicono niente. Mi piace questo, lo Steam Jungle non fa tutta questa differenza, fa diventare un po' più beach boy, un po' più tropicale il frutto ananas, però vabbè, diciamo che sugli altri ha lavorato meglio. <ride> Chiudiamo con Wedding, ragazzi, che è un po' il settore più... che dà maggior lavoro in Italia a molti fotografi. Eh, un giorno mi deciderò anche a fare una serie di preset appositamente per il wedding per intanto sono molto contento di vedere diversi risultati che condividete e anche perché la maggior parte delle foto che mi arrivano in privato su cui chiedete consigli non mandatemelo in privato mettetele sul gruppo facebook chiedilo al Maui dove ben volentieri non solo io ma anche altri autori come voi possono confrontarsi e godere anche delle vostre belle creazioni sono per la maggiore quelle che mi mandate e che mi avete mandato negli anni in privato su cui volete un giudizio, foto di wedding, quindi mi va di metterle dentro e di valutare anche qui com'è il risultato, ok? Che ti devo dire? Giudica tu prima, dopo. Mi spiace perché durante la diretta, credo che tu veda bassa risoluzione. Io ti suggerisco di scaricarti questa foto di Elvis Backmanis di applicare il mio preset analogica high latitude per godere sul tuo schermo di quanto diventa bella una foto del genere ok mi sono fermato al secondo ma secondo me ce ne sono anche altri che funzionano infatti anche questo questo meno uh, questo molto morning underground prima dopo però vediamoli tutti già che sono arrivato alla fine e eh, anche questa funziona ma i due analogici ci funzionano come ti dicevo non ti sto svelando nulla i due preset analogici funzionano molto meglio quando c'è una figura umana rispetto a quando c'è solo il landscape alba romantica prima e dopo prima e dopo giudica tu analogica dai basta con questa analogica perché oh color grading the rift prima dopo cto funziona bene questa volta però non voglio vincere facile non voglio usare alba romantica ma Energy già mi piace, ce ne sono veramente diversi. Mamma mia, che belle quelle dell'analogica. Energy, Energy Down Chill, ti faccio vedere prima e dopo, non ne altera il senso come nessuno di questi preset perché non lavora in maniera localizzata e quindi. Va a mantenerti completamente il senso del soggetto. Allora, qui abbiamo un elemento cielo, due soggetti, trasparenza del velo, un piano medio con una battigia anonima, non mi dice tanto, e questi sassi che fanno la differenza soprattutto perché li vedi in trasparenza sotto il velo. Vediamo un po' autunno italiano, già va a sottolineare un po' di più i sassi rispetto a prima. Clubhouse è finora è il mio preferito, rimane sui tuoi, vedi non sempre mi piace, mamma mia CTO, guarda quanta differenza fa nella parte di contrasto sotto, prima dopo, guarda quanto va a svelare in maniera massiccia la la pettinatura del soggetto uomo, dello sposo, la pettinatura della donna e soprattutto l'abito di lui, la presenza di lui è un altro pianeta, cioè... Guardo anche gli altri, ma velocemente e controvoglia perché ho già trovato quello che mi piace. E ti ripeto, velocemente e controvoglia perché voglio CTO come filtro definitivo di questa stupenda immagine di Nathan Dumlao. Dove trovi queste immagini? unsplash.com, come già detto. Analogica vince su tutto. Ecco, guarda, allora, less is more, quindi. C'è eh, il colletto, c'è l'uomo che si percepisce, c'è questo sguardo stupendo di lei che la guarda innamoratissima. Questa invece, chissà chi è, magari la ex. Lasciamola fuori in sfocatura, è per questo che hanno inventato le lenti sfocate per metterli le ex e non farle vedere. Analogica fa, la fa sparire del tutto. Non c'è più lei, c'è questo vuzztocchiano coroncino di. Di fiori e quest'occhio che wow quanto diventa più. Guardo anche le altre, ma io ormai ho deciso. Non mi smuovo dalla mia decisione e le guardo anche qui contro voglia. Morning Underground potrebbe funzionare. Ecco, Morning Underground vince solamente per il fatto che c'è un leggero verdino nei capelli che viene, vedi, recuperato. Ma ancora preferisco questa. Ma di tanto, di tanto, di tanto. Quindi less is more. Wedding ha funzionato. Foto. Naturale, questa non dico che, potrebbe, che è stata scattata con un cellulare, ma quasi. Perché questa scelta di inquadratura ampia? Probabilmente per far vedere questo velo mastodontico che arrivava fino al paese vicino eh, della, della sposa. Ci piace, vediamo se con qualcosa possiamo. Ah, mi piace molto. Alba romantica, che... no scusami, analogica è eh, di nuovo sul soggetto, io analogica mi perdo via. Sul landscape mi piacevano un po' di più gli altri, perché ovviamente li ho usati meno. Ma sui soggetti, eccolo qua: Morning Underground è quello che mi piace particolarmente, magari con un leggero recuperino di esposizione che mi va a leggere un po' di più il velo, ok? Che già era sovraesposto di suo, eh, perché. Questa in una foto raw, ovviamente la recuperi tutta, tutto, tutto, tutto il dettaglio del velo che è costato uno spatafio, una cifra e mezza alla sposa e ti dice oh fammelo vedere, ho messo tutti i ghirigori e voglio fare vedere e tu fotografo me li hai sparaflesciati. Foto già lavorata, già lavorata, bene. Foto che mi piace già com'è, non, to non toccherei una virgola, Vediamo, accettiamo la sfida se con i preset possiamo aggiungere qualcosa. Con alba romantica, sicuramente no. Con Analogica, come sempre, sì, perché mamma mia. Minima, eh? deve piacerti. Va via un po' questa dominante giallastra che può piacere o meno, e fa risaltare sia il pizzo del soggetto, sia questa favolosa scena dove lei si appoggia a lui, si abbandona a lui, cercando in lui appunto qualcosa di sostegno. Una foto, anche questa, ovviamente, di Wedding, molto, molto azzeccata. Eh, tra l'altro, una scelta azzardata, quella del fotografo di aprire eh, nella parte di aria a sinistra che io approvo molto perché a volte andare contro le regole come, come vedi può, può pagare Clubhouse aggiunge quella patina che può piacere o meno a me non dispiace uh, bellissima CTO va ad accompagnare ad avvolgere enfatizzando i toni arancioni per me vince ancora una logica eh, fino adesso mm, Lost in the Jungle mi piace Va a svelare un po' di più, oh, molto morbida. Secondo me sono filtri che apprezzeranno particolarmente le fotografe matrimonialiste donne che hanno un occhio particolarmente spiccato, appunto per le interpretazioni dolci. Polaroid Old Toning, dai, eh, ho promesso che non avrei toccato niente, ma qui un leggero un leggero recupero anche se è un jpeg ed è un po' bestemmiare recuperare col jpeg anziché con ro scatta sempre con ro anche sotto tortura anche quando la scheda sta finendo utilizza solo il ro perché è proprio quello che ti permette di avere la massima della dinamica nelle tue fotografie niente analogica vince oh, analogica vince eh, non c'è niente da fare mi piace mi piace oh, questa foto è una delle foto su cui ho fatto scuola 3d Vedrai presto di che cosa parlo. Però, intanto, andiamo ad aggiungerci anche qui qualcosa che va a enfatizzare. Qui mi spiace, ma non possiamo non enfatizzare il nostro bel tramonto. E di nuovo, voglio spingere leggermente su questo: spingere leggermente sul tono. Vedi che alla fine anch'io non mi accontento dei miei preset che, come ti ripeto, sono nati per il landscape, il paesaggio. E quindi un pochettino di ritocco me lo devi permettere quando le applico sulla fotografia di ritrattistica ambientata. Molto bella perché va a dare un po' più di crespo al mare, quindi un po' più di presenza a queste onde che vanno a creare una cornice naturale su questo sasso che è il piedistallo di questa coppia e va a dare un po' di più soprattutto. A lui chi se ne frega perché gli diamo un pezzettino. Tra l'altro sembra tutto lì incartato, ma lei è di un armonico stupenda. Quindi dai, non me ne volere amico sposo, non me ne volere però la tua dolce metà in questa foto fa veramente la differenza. Quindi tanta, tanta roba. Ok, andiamo avanti. Mm, altra foto che vince, vince facile. Però questa volta. Ci lavoro con Natural B, allora te le faccio vedere eh? perché ce ne sono di diverse e guarda quanta differenza. Ripeto, concentrati sull'emozione che ti dà una foto in funzione del color grading, del tono, del contrasto che vado a cambiare. Sembrano foto differenti. Guarda, te le faccio passare un'altra volta dall'alto verso il basso. Alba romantica, analogica, high latitude, autunno italiano, clubhouse, color grading the rift, CTO, easy balanced, energy down chill, energy low chill, energy soft chill, emphasis, Island magic, island magic, lost in jungle, morning underground, natural base, polaroid, all toning, ok? Ce ne sono diverse e per ogni uno di questi preset creati hai tanta, 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 e ripeto, Tanta differenza rispetto allo scatto originale, che pure era già molto bello, ok? Andiamo avanti. Nel wedding, eh, altra foto che dici, Maui, ma veramente. Cioè, tu vuoi post-produrre questa foto? Guarda, facciamo finta che non sia io a post-produrla, ok? Che in questo momento una mano che si è impossessata di me, sta dicendo: No, devo post-produrla per forza, perché ormai questi presenti ho fatti per il Landscape e voglio provarli anche per. E intanto che tu lo vedi, dici. Mm, però mm, però dai, oh, non è che sono tutti proprio così negativi. Eccola qui, Morning Underground, guarda il velo, eh. Attenzione al velo, guarda la profondità, la tridimensionalità di questa zona del velo. Prima non c'era, adesso c'è. Guarda la profondità, la rotondità, non so come dire, la, la bellezza di questo soggetto femminile che è una modella, oltre che essere una sposa fantastica, e guarda come prima, dopo, prima, dopo, sembra una foto fashion, ok? Per un catalogo diventa. Guarda la texture di questo che sembra un motoscafo. Così è un RIVA 4,70. Non lo so, faccio finta di saperne. Invece non sono mai salito quasi neanche su un canotto. Non è vero perché l'acqua mi piace, però non, non posseggo purtroppo un riva 4,70 con cui fare le foto. Però guarda che belle le cromature, sarà contento l'armatore. Che il dettaglio della sua radica di noce austriaca e la cromatura del finestrino vengono esaltate. Ok, il texture del sedile, cioè tanto. Mi sembra pure fatta sul lago questa, eh? mi sembra di riconoscere questi alberi. E tu dirai, ma come fai dagli alberi a riconoscere? Quando succede nei film che vedo qualche albero così e riconosco il lago d'orto, il lago maggiore, che è la zona dove vivo, solitamente vado a vedere nei crediti e sono davvero girati lì, quindi sono particolarmente affezionato. Chiudiamo con qualcosa di molto intrigante, altra foto già postprodotta di suo. Possiamo dargli però una spinta un po' di più a livello creativo. Ti faccio vedere un prima dopo, eh? prima dopo, prima dopo, giudica tu, se questa anzi, facciamo un bel ripristina e ti faccio vedere il prima dopo, se hai un processore un po' snello, quindi un computer performante ti puoi permettere anche di fare velocemente questo, vedi, mi sposto da destra a sinistra, perché se passi sopra i vari preset, purtroppo. Non hai il termine di paragone con la foto originale, ma ovviamente ce l'hai col preset precedente. Non è quello che ti consiglio di fare perché, per vedere se una foto come in questo caso, magari che già è un po' lavorato, e vuoi vedere se con il nuovo preset migliora o peggiora. Devi sempre partire dal lavoro che hai già fatto oppure dalle modifiche che hai fatto. Mettiamo che questa foto è originale, vai a modificare quattro cose e poi dici: Ok, da qui in avanti voglio vedere se col preset migliora o peggiora. Ti sposti dalla foto col cursore sopra senza passare tra un preset e l'altro e vedi, per esempio, che Natural Base, per esempio, a me piace di più. Basta, questo fatto. E la vado ad applicare magari se da natural base fossi passato da qui a questa non avrei visto tutta questa differenza comunque ti consiglio sempre di fare il raffronto tra la foto originale e non tra i diversi preset prima e dopo ultima È davvero l'ultima sì promesso e vediamo come andare a creare questo genere di lavoro Guarda quanti ce ne sono. Questo genere di lavoro lascio che parli da solo. E applico questo. Prima e dopo. Prima e dopo. Bene? Io ti ringrazio molto di aver seguito questa diretta. Questi preset saranno disponibili cupì. quanto prima. Che dirti? Ti aspetto sui corsi del MAUI, ti aspetto sul gruppo di supporto Chiedo al MAUI per avere tutti questi preset tuoi, completamente tuoi per farci tutto quello che voglia. Sono nati per fare landscape, ma sono molto, molto validi anche per ottenere un risultato di questo tipo. Facciamo un recap finale del risultato ottenuto. E visto che mi piace essere sintetico, magari creerò un video apposito dove fare vedere solamente il recap finale. Senza tutto lo spatafio di spiegazioni che è durato un po' di tempo, ma ti faccio vedere in questo recap finale i risultati di quello che sono i preset landscape nati per il landscape, cioè questo che fa parte dell'altra diretta utilizzati per il resto andiamo con ordine ti faccio vedere solamente il prima e dopo di quello che abbiamo ottenuto delle foto lavorate questa sera così magari ti snellisco ok poi sarà tuo compito andare a vedere quale preset ho utilizzato in realtà ti sta uscendo scritto qui quindi non devi neanche fare la fatica prima dopo texture migliorate sfondo dove c'è sfondo Morning Underground per questa foto, prima, dopo, prima, dopo, parte del riccio vestito e soprattutto sfondo migliorato. CTO Neasy Balanced, prima, dopo, prima, dopo, parte della cromatura, volto su pelle, miglioramento decisamente visibile. Scelta creativa Polaroid Old Toning che come hai capito è uno dei miei preferiti quando si tratta di soggetto non correttivo ma creativo in questo caso. Natural Base prima, dopo, prima, dopo va a lavorare sulla pelle, sui capelli, sulla parte della spiaggia e anche sulla parte dietro dando un po' più di luce. Sbattimento 0, considera che tutti questi preset non li ho modificati. Per niente forse ho fatto una modifica solo su uno o due come hai visto, ma parte di texture della spiaggia. Enfasi sul sole che arriva da dietro, prima dopo paesaggio post nucleare, scelto natural base, foto già bella di sua. Dettagli metallici, tubature, tutto il contesto enfatizzato con natural base. Foto già bella di suo, ma assente di post produzione, onde, schizzi, cielo recuperato, soggetto, con Lost in the Jungle, il preset utilizzato. Foto molto anonima, momento bello, diventata più artisticamente di gusto femminile anche questa, con il preset Morning Underground. Big City, che avvolge il soggetto, Preset Polaroid Old Toning che chiude su di lei, dà contrasto sulla città e fa risaltare la texture dei capelli e della giacchetta. CTO Easy Balance, questa l'adoro. Adoro, adoro il riflesso del tramonto che dà sul soggetto. Prima, dopo, ok? Leggerezza chiave di lettura chiara Polaroid o toning anche qui, anche se qua avevamo visto che ce n'erano diverse belle che funzionavano. Morning Underground, anche per questa foto che ha già tutto di suo, favolosa, ma vanno a essere sottolineate alcune parti di forza della foto come occhi, naso, bocca, mani e vanno tolte altre, vengono tolte altre. In questo caso lavorava bene anche analogica High Latitude e questo era per la parte di Skyrim Preset Collection nati per fare lavorazioni sulle foto di paesaggio ma che funzionano bene anche come hai visto sui ritratti. Siamo passati poi a che cosa? Agli animal, foto su animali, andiamo a vedere quelle che ho lavorato. Elefante migliorata la texture sulla proboscide. Grazie a CTO Neasy Balanced, texture assente, texture presente soprattutto su pelle e zanne, prima e dopo volpe, prima e dopo, prima e dopo cane, un solo preset ha funzionato bene qua ho abbassato leggermente l'esposizione questo invece è favoloso, l'effetto tra il prima e il dopo texture della, della, del pelo texture della, del vegetato trasformato in un altro momento con autunno italiano preset. Qui invece ho usato l'Host in the Jungle, un preset studiato appositamente per dare maggiore enfasi su quello che sono le texture appunto della giungla, che sono il le texture dell'albero, lo sfondo mantiene comunque un alto livello di sfocato e va a svelare maggiormente, come vedi, i dettagli del pelo del nostro amico a quattro zampe. Foto di Pecora Clubhouse, ne abbiamo provate diverse. Sfondo, o meglio, scusami, eh, sguardo maggiormente profondo e texture dei riccioli migliorata grazie a Clubhouse, che è il preset utilizzato. Con i gattini si vince facile. Diversi preset che funzionano. Questo non va a modificare quello che è il Mood Energy Soft Chill per questo gattino, prima dopo recupera un po' di colore, mantiene un valido livello di sfocato e aumenta un po' di luce. Energy Down Chill va a sottolineare quello che è il contrasto tra bianco e nero della pelle e il verde di sfondo azzeccatissimo per il verde degli occhi, lo va ad accendere. Questa vince facilissima. Va a esaltare il momento in cui è stato scattato con il tono di luce e anche a dare maggiore presenza alla farfalla a questo momento che fa la differenza. Nulla toglie la bellezza del gatto, ma va a sottolineare la texture e la trasparenza delle ali della farfalla. Lost in the Jungle, anche qui dà un po' di tono di recupero in termini di luce. Non fa i miracoli, ma fa la differenza. Lost in the Jungle ancora va a dare recupero sulla texture, sul, mantiene lo sfocato e aggiunge un po' di luce, prima e dopo. Qui invece fa tanta differenza perché va a svelare dei dettagli che prima non si vedevano, per esempio qua sopra, vedi? Dettagli nell'occhio, nel baffo, in tutta la texture del, sia dell'animale che nella parte del legno, prima e dopo, prima e dopo. Qui invece è andato di C fortuna perché con il preset autunno italiano la foto si svolge con un'apertura del gatto verso sinistra, ok? verso quest'area qui, che viene sottolineata dalla passerella che prima non era enfatizzata, mentre invece con autunno in italiano è andata di fortuna appunto. E abbiamo visto come l'occhio viene catturato proprio nella parte in cui la foto apre, quindi nella parte in cui la, la, il gatto cammina. Foto scattata in un momento di tramonto, ma quando la luce non filtra così tanto bene all'interno della, della nostra scena. Mentre invece accendo con Color Grading the Rift. E cosa vado ad ottenere? Vado ad ottenere una luce di tramonto che pur c'era, ma vado ad enfatizzarla. E quindi ottengo boom! Un grande vantaggio a livello di. Illuminazione e soprattutto di toning, clubhouse cane che guarda verso il padrone. Si suppone bocca aperta. Sottolineatura della parte della bocca, del pelo dell'animale e di tutto quello che è il contesto, compreso gli occhi. Accende completamente gli occhi, prima, dopo. Last in the jungle, sottolineatura sempre dell'occhio, nasone dell'animale. Questo vi ho fatto vedere tutti i preset che lavorano su questo, ma in particolar modo mi piace l'idea di aver applicato Neasy Balanced. Eccolo qui, okay? che va a accendere molto di più la texture sul soggetto. Qui un po' più romantico invece perché sparava sulle alte luci e quindi con Polaroid All Toning abbiamo un qualcosa di un pochettino più interessante. Passo velocemente, velocissimamente a farti vedere le foto di food lavorate, dove, come ti dicevo prima, vai ad accettare il fatto che il fotorealismo viene meno soddisfatto perché viene fatto un viraggio tonale a favore dell'eye catch, quindi di foto che catturano di più l'occhio, cromature, luce, ok? Potrebbero essere, come dicevo, delle foto da copertina di un libro, delle foto da stampare, un pochettino più artistiche prima o dopo, sempre con i filtri landscape questa dallo squisito gusto femminile, maggiore contrasto per il gesto maggiore contrasto per la croccantezza del soggetto cibo qui recuperate invece molta naturalezza texture della parte di sfondo che prima non si leggeva invece adesso si legge maggiore avvolgenza a livello di luce la parte di guarnitura delle foglioline completamente svelata E questo invece un pochettino più Miami Beach col prima e dopo. Chiudiamo con il wedding, parte che a molti di voi interessa e quindi ce la teniamo dentro. È molto interessante questo recap perché fa vedere veramente, in poco tempo, in maniera molto veloce, tutto quello che ho fatto in quest'ora di lavoro. Analogica high latitude per questa foto wedding. Prima dopo, prima dopo, non c'è bisogno che spiego nulla perché parla da sola questo momento crepuscolare enfatizzato su tutta la parte dell'erba che sembra quasi diventare grano e accendersi, il soggetto, la trasparenza e la presenza dell'uomo che viene accentuata qui alla grande la trasparenza sulla parte della, del velo a parte sotto dove c'è il sasso che viene enfatizzata la presenza del, dell'uomo quindi anche il suo vestito e i capelli che funzionano molto bene qui ho scelto analogica high latitude che è appunto quella conversione in stile analogico molto più minimale che va a sottolineare lo sguardo qui abbiamo invece una lavorazione che va a dare più importanza a tutto quello che è la presenza di questa favolosa villa e il soggetto che va inserito al centro un, uno scatto con analogica ai latitude squisitamente femminile anche qui prima dopo un po' più romantica ti invito a scaricare queste foto dal sito unsplash.com e visualizzare quanta differenza può fare questo genere di preset sulla stessa fotografia, alcune già post prodotte che possono giovare di qualcosa in più, e altre come queste, come ti ho fatto vedere prima, che con qualsiasi tipo di preset ti faccio vedere di nuovo una carrellata completa su questa, perché veramente ognuna è un'interpretazione diversa dell'immagine e un lavoro veramente sopraffino su foto già molto molto belle. Questa che gli dà quel tocco di fashion, quindi prima dopo prima dopo dettaglio della texture del legno cromatura soggetto profondità tridimensionale del velo con un tocco di preset pizzo e anche pelle del scusami ecco eh, pelle <ride> del rivestimento della seduta ok prima dopo prima dopo anche nella preview in piccolo si vede bene Foto che già funziona di suo, Natural Base, che va ad aggiungere un po' di luce e la fa diventare intrigante. E questa, come hai visto come ultima, che lavora veramente con tutti i preset in un modo creativo, spettacolare. Poi giudica tu, giudica tu se non vedi differenza oppure se credi che questi preset possano fare tanta differenza anche nella tua fotografia. Polaroid all Toning è quello che ho scelto io. Di nuovo. Grazie, grazie, grazie per avermi seguito. Noi ci vediamo all'interno del corso con questi video in alta risoluzione oppure direttamente nel gruppo di supporto Chiedo al MAUI se vuoi chiedermi qualcosa, se vuoi condividere o semplicemente se vuoi farmi un salutino. Alla prossima, buon divertimento. Ciao dal MAUI.